sono le 8.41, abbiamo l'aereo alle 9.15. Sono le 8.54, abbiamo fatto tutto. Ti ho detto che ce l'abbiamo fatta. Mi viene da piangere. Ci siamo cambiati, adesso abbiamo aperto champagne. Guardate che vista. Raga, ripeto, sta diventando un canale di degustazione di vini ormai. Hanno questo brutto vizio che ti fanno trovare la bottiglia sempre. Non si capisce come mai. Mai uno shaker di proteine. Domani prendiamo la piadina. Pericolosissimi i posti così, eh? Facciamo così, ci vedete alla fine vacanza e poi decidete. E poi decidete voi. C'è anche la jacuzzi e una sauna. Allora, abbiamo esplorato tutto questo bellissimo hotel gigantissimo. Adesso vi faccio vedere quanto è grande. E ora ci siamo un attimo appollaiati qua. Ha preso questo buonissimo pina colada, molto molto buonissimo, particolare. E ora che faremo stasera? Andremo fuori a mangiare per cena, dopodiché mi sa che staremo a casa e poi da domani partiamo a fare qualcosa di più interessante con tutti gli sdrai liberi che ci sono. Io sono qui a molestare Jennifer. Marco Tomasino ubriaco dopo due drink che decide di prendere l'ascensore. Marco Tomasino che non regge un mojito. Non lo regge perché? Perché non beve mai. Ci siamo preparati per stare in hotel, perché in realtà non mi porto mai neanche stasera. Cos'è, messicano questo? Allora, io ho voluto provare questo taco con qualcosa barbecue, non lo so. Questi cosietti, questi sono quelli. No, queste sono patate. Questo è la pallina di baccalà che avevamo provato anche a Barcellona, vero? Ne avevamo mandato 5 e io ho preso tutti i tacos. Non so cosa sia, voglio assaggiarla perché non l'ho mai sentito nominare. Buona! Ha le verdure dentro. Buona samosa. Abbiamo appena fatto una considerazione che stiamo vivendo questa vacanza come dei 60 anni. No, non è che la stiamo vivendo, mi sono proprio sentito di avere 60 anni. Voglio. Fammi sentire cosa dici. Vabbè, già finita la nostra passeggiatina in questo vialetto. Marco si è casato solo quando ha visto un paio di tette fuori e voleva entrare. Non erano un paio di tette, era un culo. Maglia. Credo che svegliarsi con una vista così sia la cosa più bella in assoluto. Guardate che è felice quando si sveglia qui a dire andiamo a fare colazione per la prima volta insieme. Ecco la tua parte. Boia, questa è la mia invece. Boia, boia. No, raga. Ancora roba. Me l'hai finita tu? No, è finita. Io di solito faccio digiuno intermittente. Io non faccio colazione, cheat.
Io ho assaggiato di tutto, pure la salsiccia, french toast, biscottino, questa cosina, questa granatella e il mio yogurt amato. Questo è buonissimo. Marco, dopo prima devo prendere l'ascensore anche oggi, ragazzi, vi dirò. Abbiamo 6 piani di scale, solo che... Sì, abbiamo 6 piani di scale ogni volta, in più mi scappa la cacca. E per tutti quelli che mi seguono e sono uomini, sanno che quando ti scappa la cacca e fai le scale, spincia, aumenta del 100. Guardalo che... Cioè, siamo al terzo. Anche perché a me scappa da un quarto d'ora la cacca. Cioè, dovrò finire il suo. Siamo usciti finalmente, adesso andiamo a fare una passeggiatina, poi rimangiamo e poi andiamo... Rientriamo in stanza, let's go! Un giorno vi mostro le moves. Corso di ballo del Cine 1, poi MT. Siamo nell'ascensore del divertimento. Io vorrei abbronzarmi al sole, ma Marco vuole sempre stare a letto. Io non capisco questo uomo. Ne avevo preso uno palestrato che sembrava avesse fatto un sacco di sfide nella vita. Stiamo andando a Calaconte. Vediamo se era fitta come una ricorda. Sono lavata facendo questo video. 2 secondi dopo il video sono stata, eccolo qua. Non so, in questa spiaggia state in piedi, ve lo consiglio. Allora, non ditelo a Marco, sono andata a prendere dell'acqua. A parte il fatto che ho speso 10 euro per 2 bottigliette d'acqua grandi come una mia tettina. Ma dopo di questo faccio al barista, ok, posso portarle via perché adesso gliele porto in spiaggia, no? E il tipo fa, sì, puoi portare via anche me se vuoi. Per riscaldarsi, visto che fa super mega freddo qua, Marco ha deciso di applicare i suoi esercizi dei bagni freddi. Hai insegnato Jack e Coia questo. Saluto Jack. La cosa che abbiamo appena scoperto è che St. Anthony in realtà è il quartiere degli inglesi. Infatti noi sentivamo sempre parlare solo in inglese. Adesso siamo a Calaconte e c'è veramente moltissima gente italiana. Un saluto a tutti gli italiani. Esatto, quindi siete tutti qua, sicuramente non a St. Anthony. E questa cosa è importante anche se tipo volete trovare dei posti dove bere, dove fare festa, perché ovviamente lì fanno festa stile inglese. Cosa cioè, che... si devastano l'anima. Cosa molto importante da dire, qui potete pagare solo con il cash se salite negli autobus e costano tipo 3 o 4 euro. Show me something natural, your ass with some trash marks. È difficile da dire, eh? Avete chiamato Magic Mike o Magic MT? Qua la festa? Prima si è aperta l'ascensore e sta facendo così con dei tipi. Buongiorno, per ultimo giorno. Appena svegliati dopo la stiratona di ieri sera. Ma mi vergogno a dirle pure ste robe in un video. Raga, siamo di Ibiza, ieri sera ci avevano anche messo in lista per una disco. Eravamo in lista omaggio per una discoteca qui vicino, tipo a 2 passi, per... alle 11. Lei attacca Chopin. Tu l'hai attaccato? Ah, l'ho attaccato io. Ma lei l'ha messo tipo sotto il cuscino. E ci siamo addormentati alle 11. Siamo addormentati alle 11. No, non è, però questa sera è una promessa. Andiamo a fare festa.
e stasera ci vedrete fare festa. Sì. Non sto capendo in che parte della giornata siamo. Io prendo le patate adesso. Veramente? Sei una guerriera. Abbiamo preso questo taxi per andare dall'altra parte dell'isola. Andiamo a fare compere, ragazzi. Vedrete presto. Una cartolina per i suoi genitori. E ora andiamo a pranzo dopo la colazione. Piaccio le palme. Ho assolutamente bisogno di un Vukun Pra e di degli occhiali da sole fake. 2 hours later. L'ha trovato. Comunque Jenny era arrabbiata perché eravamo in ritardo, eh? Basta che siamo in ritardo, andiamo. No, adesso la provo io. No. Sì, sì, no, sì. No. Sì, 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 sì. Boia! No. Ripetiamo che non è diventato un canale di alcolisti. Dobbiamo ricordarvelo. Mucho gracias. Thank you so much. Let's go. Marco alcolizzato. A me questo tiro un'ammazzata finale di quelli importanti. È meglio se tengo su gli occhiali da solo. Rischio di vomitare in questo momento. Questo sarà estremamente annusalo. È fortissimo. Vai. Devi buttarlo giù in un box. Marco. In un colpo, eh. 3, 2. No, mi viene già da voi. 3, 2, 1. Tutto, eh. Tutto, tutto, tutto. Un po' così. Ma non era così forte, eh. No. Marco sta facendo super debole, ragazzi, perché non ha neanche finito la sangria. Perché lo sapevi? Sai veramente che lo sapevi? Io ti stavo cantando Bruno Mars. Are you a Californian boy? Appena speso 3 euro di questa bottiglietta perché l'acqua costa così tanto qua. Ci siamo ripresi dalla sangria. Boia. Ah, non ve la... Abbiamo dormito. Ho dormito tutto il pomeriggio. No, io ho dormito un'oretta e. Io dove? Poi mi sono svegliato. Ho corso una maratona. Ho circunnavigato Ibiza a nuoto. Ho fatto 20 ore di meditazione e Jennifer stava ancora dormendo. Boia, raga, lui vuole farmi bere, questa è. E adesso? Andiamo a bere di nuovo. Ragazzi, scrivete nei commenti quanto le sta bene questa collana. E sia chiaro, l'ho preso da Swarovski. Ho speso uno stipendio per comprare. I miei 10 euro che avevo prelevato ieri. Vai. Vai. Allora, vai. Ho le lacrime agli occhi, ve lo giuro. Comunque, bello tutto, ma oggi abbiamo speso 60 euro solo di tanto. Eravamo già a letto, ma abbiamo deciso di uscire, andare in un bar. È mezzanotte e mezza, luna, non lo so, abbiamo strasonno, ma... Mi sono presa questa camicia perché, raga, un giorno fa freddissimo qui. Pensavo facesse super caldo, tipo a Padova, e invece la sera fa freddettino. Come siamo presi? Ci siamo impegnati per arrivare a questo. Veramente? Radio. Giusto per metterlo nel video. Esatto, perché era brutto dire siamo di Ibiza e siamo sempre andati a letto alle 10, quindi sono le 3:30. Abbiamo rischiato di andare a dormire alle 10, però diciamolo. È vero, mi sono addormentata già 2 volte, però ci siamo svegliati, ci siamo vestiti ed eccoci qua. Abbiamo ballato a Ibiza, abbiamo fatto la scissa di Ibiza. Andiamo a di pizza e andiamo a dormire di pizza. Buongiorno. Ultimo giorno. Buongiorno. Sei felice che sia l'ultimo giorno? No. Sei felice? Detto di no. Cazzo per l'ultimo giorno no. Dei funghi. Vero? Adesso io prendo una colazione da 2500 calorie.
Stiamo abbandonando il nostro appartamentino. Guardate qua, un ultimo saluto. Adesso andremo a Cala Salada, dopodiché pranzetto e poi aereo. Stiamo abbandonando ufficialmente questo posto che ci ha regalato tante emozioni, tante calorie, tantissime calorie. Stiamo dirigendo all'aereo. Che cosa si fa a non avere caldo con quella roba al collo? Io ho caldo, ma ho più tristezza di andare via da questo posto. Io sono felice giusto perché non mangerò 6.000 calorie al giorno. Come se qualcuno ti avesse obbligato, cioè. Giuro, mi ha puntato una pistola. E me ne vado via. Ottimo, guardate che roba. Ma Padova ci regalerà grandissime emozioni, ne sono sicura. Un saluto.